Si parte dall'anno zero, il 2019 è l'anno zero per l'assegnazione delle sedi, cosa che non era mai stata fatta in passato, ma c'è anche qualcosa che non si interrompe, i criteri valutativi che vengono dal 2013. In quegli anni furono stabiliti dei criteri che erano quelli che, per esempio, più socialità si fosse fatta e più riduzione del canone sarebbe stata applicata, fino allo zero, per come poi è stato per tutti. Si continua con la delibera del 2018 del commissario che mette, a scadenza le strutture, si continua con la delibera del 2019 della nuova amministrazione che nella coerenza di un percorso trasparente e condiviso significa che tutti i centri sociali sono stati interessati, sono stati avvisati, io ho fatto il giro di tutte le sedi, è un percorso che viene dal settembre 2018. Si fa la delibera e si metteranno a bando le sedi. Quindi le associazioni, che hanno ovviamente tutta la possibilità di continuare la loro attività, saranno finalmente sollecitate anche attraverso una, tra virgolette, rimessa in discussione, come capita nella vita a tutti noi quando si intraprende una nuova avventura, di rifare i loro piani sociali, di applicarsi alla vita dei cittadini e nell'attività di prossimità che ognuno si dà, quindi portieri sociali, fresco estate, ripetizioni per lo scambio intergenerazionale con i giovani, tutti sono certi si metteranno a disposizione. Io ho trovato un grande patrimonio che ha lavorato negli anni a disposizione, e si è messo a disposizione della città. Sono certo che tutti coloro che già hanno fatto tanto vogliano partecipare per essere nella condizione di partecipare al bando per le sedi e quindi continuare la loro attività, magari nelle sedi dove per tanti anni hanno svolto la stessa attività.